Ariete, chi è l'ex fidanzata Jenny De Nucci? Carriera, film, foto, Instagram, perché si sono lasciate. Jenny Claudia De Nucci nasce a Garbagnate Milanese il 27 maggio 2000 e cresce in provincia di Monza e della Brianza. Artista a tutto tondo, si appassiona fin da giovanissima al canto, alla musica, alla danza e alla fotografia. Frequenta il centro studio Danza Letoile di Varedo e frequenta un liceo linguistico. Partecipa inoltre a un workshop di recitazione presso l'Associazione Culturale Mondo Artistico di Roma. A soli 16 anni fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo partecipando alla prima edizione del reality show targato Rai Il Collegio. Trasmissione che ha reso noto anche Denis Dosio, Nicole Rossi e Jennifer Poni. Jenny De Nucci è un'attrice e una celebre influencer, con 1,2 milioni di follower su Instagram. Successivamente al debutto nel reality Il Collegio, diretto da F. Calvi, Jenny De Nucci recita in teatro negli spettacoli Niente, Zero, Nulla e The Show, Kango on TV Paiano. Nel 2018 ottiene una parte nella fiction Un passo dal cielo dove recita con Daniele Liotti, Giusy Buscemi, Raniero Monaco di Lapio, Giovanni Scifoni, Anna Dalton, Pilar Fogliati, Gabriele Rossi, Matteo Oscar Giugioli e Serena Autieri e nel 2019 in Don Matteo. Presta inoltre il suo volto alle pubblicità di Unbelievable L'Oreal e Air Max Nike. Nel 2019 presenta, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, il cortometraggio Happy Birthday di Elle Glovenga e nello pubblica il suo primo libro, Girls. Siamo tutte regine. L'annuncio della rottura con la cantautrice Ariete arriva sui social dalla diretta interessata. Jenny De Nucci, l'influencer e attrice da 1,3 milioni di follower su Instagram, ha pubblicato una storia piuttosto semplice e diretta per chiedere ai fan un po' di privacy. Io e Arianna non stiamo più insieme, ha scritto. Vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. È da un po' che volevo scriverlo, ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa, quindi please rispettate questo momento. Essendo stata una relazione pubblica mi sembrava giusto, anche se sono contro a queste cose, di scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com'è andata ed è giusto che rimanga privato. Diceva Massimo Pericolo, amarsi in pubblico, lasciarsi subito. Ariete, nome di Arianna Del Giaccio, non ha commentato la dichiarazione della sua ex. Appena un mese fa le due hanno raccontato la propria quotidianità a due a Vogue Italia e la cantautrice aveva detto, sono contenta perché sono ciò che sognavo di essere a 20 anni. Attualmente impegnata nello Specchio Tour fino all'8 settembre, ha appena partecipato all'evento gratuito Luvini di Milano organizzato da Fedez. Lo scorso anno proprio a Vanity Fair aveva raccontato la transizione del fratello Gianmarco, nata Gaia, che ha confessato essere il suo grande modello di vita. L'artista è un'attivista molto seguita, 473.000 follower su Instagram, e apprezzata per i messaggi di inclusività. Nel frattempo Jenny De Nucci è impegnata come madrina del Taormina Film Fest, in scena fino al 2 luglio nella splendida cornice della cittadina siciliana. Su Instagram la troviamo al profilo Etienne De Nucci, dove conta 1,2 milioni di followers. Nel suo profilo, pubblica foto della sua vita privata. Arnazza curacchietta, so admire nave spaziale de pe Andromeda. Asta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tarde printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite. Cum rup capete, lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestul. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia paradisă.